Corso, io sono una dietista, lavoro qui in ospedale a Velletri, sono per la ASL Roma 6 e mi occupo di dieta etica, insomma. Ho deciso di parlarvi della dieta mediterranea, che è comunque un argomento di attualità e quindi andremo ad approfondire un po' questa tematica per chi non conosce la dieta mediterranea. Ma che cos'è una dieta? La dieta noi la intendiamo sempre come privazione, giusto? Se pensiamo a dieta, io mi devo mettere a dieta. Adesso non posso mangiare più quello che l'altro. In realtà il termine dieta deriva dal greco e vuol dire stile di vita. Quindi è uno stile di vita che noi dovremmo adottare come alimentazione corretta, sana ed equilibrata, che volta quindi a soddisfare tutte le nostre esigenze. Partiamo dalla storia di questa dieta mediterranea. In realtà è stato un americano a scoprire questa dieta mediterranea, perché è un modello nutrizionale che ha ispirato quelle che sono le aree del bacino del Mediterraneo, quindi non solo l'Italia, ma la Grecia e tutti i paesi che ruotano intorno al bacino del Mediterraneo. Scienziati da tutto il mondo hanno iniziato a studiare già dagli anni 50. Ed è quella che ad oggi è la dieta, quindi lo stile di vita associato tutti quelli che sono i benefici che ci apporta. Quindi il primo italiano è stato Lorenzo Pirotti, è un nutrizionista vissuto tra il 1900 e il 1999, quindi anche lui ha vissuto quasi 100 anni. È stato tra i primi nutrizionisti che ha studiato le relazioni tra la dieta e le patologie. Successivamente, poi, negli anni 50, l'americano Ansel Keys, che ha notato che c'era una correlazione tra la bassa incidenza di malattie cardiovascolari, in particolare tra gli abitanti di Creta e di Paestum, che è un paesino che si trova nel Cilento, noto soprattutto per il sito archeologico. Ansel Keys è artefice del Seven Country Study, che è uno studio che è stato fatto su queste popolazioni del bacino del Mediterraneo appunto nei primi anni 50. Lui era un nutrizionista, è venuto in Italia per conto del ministero americano durante la Seconda Guerra Mondiale e ha partecipato a numerosi convegni, in particolare uno che si tenne a Roma negli anni 50 e c'erano tantissimi esperti di nutrizione ed è rimasto affascinato appunto da questa bassa incidenza di patologie cardiovascolari, in particolare in questi abitanti della Campania e dell'isola di Creta. Da questo lui è partito e ha messo in atto questo appunto Seven Country Study, che è uno studio molto importante che è proprio sono le fondamenta della dieta mediterranea. Quindi lui ha pensato ci deve essere per forza qualcosa che correla lo stile di vita di queste persone alla bassa incidenza di queste patologie. E quindi ha portato avanti questo studio dapprima in Calabria, poi invece si è trasferito a Pioppi, che è una frazione del comune di Pollica, che rimane sempre lì nel Cilento. E quindi Pioppi è diventato, diciamo, il quartier generale dei suoi studi, tant'è che adesso c'è anche un museo della dieta mediterranea. Quindi dopo anni di studi è giunto alla conclusione che l'alimentazione, quindi a base di pane, pasta, frutta, verdura, legumi, olio extravergine d'oliva, pesce e pochissima carne, era responsabile di questo effetto benefico sulla popolazione. Ansel Keys, insieme alla sua moglie, è rimasto a Pioppi per oltre 20 anni ed è vissuto 100 anni, quindi seguendo una dieta mediterranea, da provare proprio di persona. Quindi appunto non solo l'Italia, bensì tutte le aree del bacino del Mediterraneo, quindi la Tunisia, la Grecia, insomma, sono state oggetto di questi studi e di questi benefici. Quindi protegge la salute umana prevenendo o ritardando quelle patologie che noi chiamiamo cronico-degenerative. E appunto si fonda sulle basi scientifiche che a partire dalle osservazioni di Ansel Keys, ma poi ci sono stati numerosi studi che hanno confermato queste attività positive della dieta mediterranea. E questo è il museo della dieta mediterranea, ci sono stata qualche anno fa, rimane proprio sul mare, è veramente molto molto carino. Quindi se vi capita di andare si trova a Pioppi.
formazione di Pollica, e all'interno è così, insomma, c'è questa piramide, fanno dei laboratori anche per i bambini, è molto, molto carino. Lui ha vissuto proprio qui, diciamo, con la sua casa in cui lui e Hansel Kiese ha vissuto, e poi l'hanno adibita come museo nella dieta mediterranea. Nel 2010 è stata anche riconosciuta come patrimonio dell'UNESCO, un patrimonio culturale immateriale dell'umanità, e perché comunque sia un esempio di ricchezza culturale legata al territorio, alla società, alla convivialità, e è proprio un atto di relazione e poi di condivisione, prima di cibo è anche condivisione. Quindi modello di dieta sana, sostenibile, che è un fattore di prevenzione e ritarda l'insorgenza di numerose patologie, in particolare diabete, ipertensione ed obesità, che sono le malattie del secolo. È anche una dieta sostenibile. Perché? Perché è una dieta che non è dispendiosa in termini economici, e quindi anche sostenibile dal punto di vista agroalimentare. Pensiamo al consumo di legumi, i legumi costano poco, quindi chiamata anche carne dei poveri, quindi diciamo che questo è uno dei punti fondamentali. Però che è successo? Che negli anni questa dieta si è abbandonata, soprattutto dagli anni 70-80 in poi, perché comunque sono sopraggiunti nuovi modelli, soprattutto quelli americani, quindi si è lasciato il posto a cibi già trasformati, molto veloci da consumare, anche i ritmi frenetici di vita che noi abbiamo, quindi si dedica molto poco tempo a casa alla preparazione dei pasti, a scapito di alimenti comunque già pronti, ma che poi non fanno bene alla salute. Quindi questa dieta com'è? È sana sotto il profilo di grassi, perché comunque sia si basa principalmente sul consumo di olio extravergine di oliva, e noi ne siamo ricchi, insomma, si trova con facilità. Carboidrati a basso indice glicemico e ricchi di fibra, quindi pane, pasta soprattutto integrali, ma anche altri cereali. Composti antiossidanti e antinfiammatori, che si trovano in particolare in frutta e verdura, che aiutano quindi a contrastare l'insorgenza di patologie e malattie cardiovascolari. Quindi che cosa troviamo? Abbiamo detto, in questa dieta cereali, pane, pasta soprattutto integrali, ortaggi, diciamo soprattutto a foglia verde, ma tutti, quindi tutti i colori che noi troviamo, soprattutto frutta e verdura di stagione. Olio extravergine di oliva come fonte più importante di grassi, e carne e pesce, ma anche soprattutto legumi. E qui abbiamo la nostra piramide alimentare, che penso conoscete un po' tutti. Quindi alla base di questa piramide cosa c'è? Attività fisica sicuramente, e la convivialità, quindi il momento del pasto. Poi abbiamo l'acqua, sicuramente molto importante, quindi bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno. Frutta e verdura, cereali soprattutto integrali, frutta secca e a guscio, legumi, e poi a salire le cose che queste sono tutte le cose che noi dovremmo consumare quotidianamente. Invece qui abbiamo le cose che hanno una frequenza di consumo settimanale da variare, quindi latte, formaggi, yogurt, uova, carne, pesce, carne rossa e carne trasformata, ovviamente con moderazione, e all'apice abbiamo i dolci. E quindi qui li vediamo nel dettaglio. Sicuramente tante verdure alla base, frutta e cereali integrali, latte e derivati sicuramente a basso contenuto di grassi, almeno 2-3 porzioni al giorno, la porzione standard è da 125 ml, quindi un vasetto di yogurt con un bicchiere piccolo di latte. Olio extravergine di oliva siamo sui 3-4 cucchiai al giorno, insieme a quelle che sono poi le erbe aromatiche al posto del sale, perché anche quando facciamo un piano dietetico, che cosa diciamo? Sale poco, quindi con moderazione, perché comunque il sale si trova già in tantissimi alimenti, soprattutto biscotti, fette biscottate, pane, quindi per ovviare all'utilizzo del sale, noi diciamo sempre di utilizzare per condire spezie, e succo di limone, aceto e tutte le erbette aromatiche. Ok? Grassi buoni, quindi oltre all'olio, frutta a guscio, noci, mandorle, nocciole, olive, una o due porzioni da 30 grammi. La porzione è a nostro gusto.
pugno, quindi questo pugno è una porzione. Utilissima soprattutto la frutta a guscio come spuntino. Più saliamo, più arriviamo all'apice al vertice della piramide, ci sono gli alimenti che dobbiamo consumare settimanalmente. Quindi abbiamo detto pesce, legumi. I legumi sono, se non abbiamo particolari problemi a livello intestinale, perché magari ci gonfiano, abbiamo una colite, eccetera, 2-3 volte a settimana come piatto unico insieme alla pasta o al riso è perfetto. Pollo, quindi carne bianca con petacchino, coniglio, uova, da 1 a 4 a settimana. Formaggi, dipende se sono formaggi freschi, quindi abbiamo una porzione da 100 grammi, se sono formaggi stagionati una porzione corrisponde a circa 50 grammi. E poi abbiamo carni rosse, 2 o meno porzioni a settimana, una porzione da 100 grammi, mentre gli affettati andrebbero consumati con parsimonia, quindi una porzione a settimana da 50 grammi o anche meno. I dolci abbiamo detto il meno possibile. L'olio d'oliva che caratteristiche ha? Quindi sono dei grassi buoni, sono distribuiti tra monoinsaturi e poliinsaturi, ci purifica il sangue, ricco di vitamina E, assorbe il colesterolo, quindi l'olio, il grasso buono per eccellenza. Cereali derivati, anche qui ne abbiamo parlato, in particolare se sono di origine, se sono integrali, quindi ricchi di fibre, ci aiutano perché non ci danno il picco glicemico, quindi ci aiutano ad assorbire lentamente, ci danno maggiore senso di sazietà, favoriscono il transito intestinale, sono ricche di vitamine del gruppo B. Aggiungevo, se consumate insieme ai legumi sono un ottimo piatto unico perché compensano gli aminoacidi che mancano nei legumi, sono presenti nei cereali, quindi in pasta o riso, quindi se facciamo un abbinamento pasta e legumi è un binomio perfetto. Poi abbiamo la frutta e verdura, ovviamente ricca di fibra, acqua, vitamine e minerali, ci danno tanto senso di sazietà. Le porzioni di frutta e verdura al giorno dovrebbero essere in totale 5, quindi tra le due. 3 porzioni di frutta e 2 porzioni di verdura, quindi sempre a pranzo e a cena va consumata la verdura. La frutta invece la possiamo consumare come spuntino di metà mattina o metà pomeriggio e un frutto magari dopo il pasto. E sempre prodotti di stagione, e così aiutiamo appunto a preservare la biodiversità e comunque le caratteristiche organolettiche sono migliori, perché se un prodotto è locale di stagione è ovvio che sarà più saporito rispetto a un prodotto che magari arriva dall'altra parte del mondo. Il pesce ovviamente è un'ottima fonte di proteine facilmente digeribili, ricchi di sali minerali e ricchi di omega 3 perché proteggono il sistema cardiovascolare, quindi riducono il rischio di malattie come l'ipertensione, l'aterosclerosi, le trombosi, l'ictus, eccetera. Legumi, l'abbiamo detto prima, considerata la carne dei poveri, hanno anche loro carboidrati e proteine, lento assorbimento, quindi hanno comunque un'alta quota proteica, e l'abbiamo già detto, associazione di legumi e proteine è completa dal punto di vista proteico. E hanno minerali, vitamine e fibre che ci aiutano a raggiungere il senso di sazietà e modulano la risposta glicemica al pasto. Delle erbette aromatiche anche ne abbiamo parlato prima, quindi contengono sostanze minori che hanno anche un'azione medicamentosa, come i composti solforati dell'aglio e della cipolla. Tutti sappiamo insomma che l'aglio fa bene perché ci protegge dalle infezioni, e gli oli essenziali. E che oltre a dare l'aroma caratteristico svolgono un'azione digestiva e quindi magari hanno la capacità di limitare le fermentazioni intestinali e ostacolano la crescita e lo sviluppo di microbi sul cibo. Pensiamo ad esempio al finocchio, che comunque svolge un'azione calmante e limitiva, ci dà anche un'azione digestiva. Macronutrienti, quindi noi di che cosa abbiamo bisogno? Noi abbiamo bisogno di tutto, la nostra dieta deve essere sempre varia ed equilibrata. Ovviamente in base all'età e all'attività fisica che svolgiamo è ovvio che sarà più o meno ricca di calorie e nutrienti. L'energia da dove arriva? Arriva dai macronutrienti, che sono appunto i carboidrati, le proteine e i grassi. E deve essere ripartita in questo modo per essere bilanciata. Quindi il 45-60% della nostra dieta deve essere composta da carboidrati,
fette biscottate, cereali e chi più ne ha più ne metta. 10-12% di proteine, si fa un calcolo approssimativo, ma questo varia poi in base alle nostre esigenze. 0,9 grammi per chilogrammo di peso corporeo, quindi per calcolare il fabbisogno proteico di un individuo. L'altra percentuale, quindi il 20-35%, è composto da grassi. Ovviamente una percentuale di grassi saturi inferiore al 10%, che sono i grassi, diciamo, un po' più cattivelli. Come si classificano gli alimenti? Noi abbiamo 5 gruppi, quindi abbiamo un gruppo di cereali e derivati, ovviamente le patate, non abbiamo ancora menzionato, fanno parte del gruppo di carboidrati, non sono una verdura, quindi se magari mangiamo un pollo al forno con le patate, cosa manca? L'accompagnamento, manca la verdura, quindi ci mettiamo una bella porzione di verdura. Frutta e ortaggi, latte e derivati, carne, pesce, uova, legumi, quindi tutto il gruppo delle proteine, e grassi e oli da condimento. E come la ripartiamo la nostra alimentazione? Diciamo che l'ideale sarebbe questo, quindi il 20% a colazione, gli spuntini devono essere piccolini, quindi il 5% la mattina, il 5% pomeriggio, 40% il pranzo e 30% la cena. Questa è una cosa che dico sempre anche ai bambini, perché se non facciamo così, tanti bambini non fanno la colazione, perché? Perché si svegliano tardi e per tanti altri motivi. Quindi, la colazione è importante per iniziare bene la giornata. Se noi non facciamo colazione, debolezza nella tarda mattinata, siamo portati a fare un pranzo molto abbondante, abbiamo sonnolenza nelle prime ore del pomeriggio e quindi anche lì facciamo una cena molto abbondante, quindi si instaura proprio un circolo vizioso da cui non usciamo. Quindi ci abbiamo le conclusioni, diciamo che una sana e corretta alimentazione è il primo modo per prevenire e comunque per migliorare il nostro stato di salute. Mangiare correttamente è il modo più diretto e completo di rapportarsi al mondo circostante. Quindi esprimiamo la nostra cultura attraverso la scelta dei cibi, la modalità di consumo attraverso la convivialità. Cosa deve fare però un'alimentazione giusta e razionale? Ci deve garantire quelle che sono le nostre entrate ottimali, quindi dal punto di vista dei macronutrienti e dei micronutrienti, e ci deve prevenire carenze e sovraccarichi metabolici che, se prolungati nel tempo, ci possono provocare o anticipare un evento patologico. Lo ripetiamo, quindi apporto di nutrienti, quindi dobbiamo soddisfare tutte quelle che sono le nostre esigenze energetiche, plastiche, regolatrici dell'organismo, e il nostro fabbisogno calorico varia a seconda del nostro stato, quindi se siamo se abbiamo davanti a noi bambini, donne in gravidanza, in allattamento, anziani, sportivi, ognuno ha delle caratteristiche differenti. Abbiamo detto anche qui, i nutrienti sono proteine, lipidi, glucidi, aggiungiamo questi che abbiamo menzionato prima, vitamine, sali minerali e acqua, tutti ugualmente indispensabili per la vita. Quanti di voi bevono 2 litri di acqua al giorno? Pochissimi. Quindi ricordiamoci che l'acqua che è un nutriente indispensabile per la nostra alimentazione. E comunque una dieta equilibrata deve essere completa, appetibile e digeribile. Quali sono i segreti del successo di questa dieta mediterranea? Che gli ingredienti sono tipici del territorio, quindi non dobbiamo andare a cercare nulla di estraneo. Profondamente legate alla nostra terra e alla nostra cultura. I tempi e i modi dei pasti fondati sulla tradizione gastronomica che è maturata nel corso dei secoli e comunque imparata a coniugare gusto e salute. Quindi la dieta mediterranea ci protegge da queste patologie cronico-degenerative che sono in causa alimentare e pertanto deve essere il primo modello di alimentazione che noi dobbiamo consigliare a tutte le età. Cioè noi dobbiamo mangiare, non mi stancherò mai di dirlo, di tutto un po', perché tante volte arrivano le persone, ma lei non ce l'ha la bacchetta magica? No, io non ce l'ho la bacchetta magica, cioè noi dobbiamo analizzare quella che è la nostra alimentazione, che cosa mangia, perché magari poi andiamo ad individuare la causa, perché mentre prepariamo il pranzo magari non senza rendercene conto mangiamo di tutto e di più. Quindi già togliendo quegli extra è ovvio che noi
andiamo a rimodulare un po' quella che è la nostra alimentazione e la magia la facciamo da soli. Ovvio poi che questi cambiamenti che facciamo li dobbiamo portare avanti nel tempo. Poi, se avete delle domande, sono a disposizione. Scusi, la pasta, sì, quanta ne dobbiamo mangiare a pasto di solito? Ma diciamo che una porzione standard di pasta siamo sui 70-80 grammi. Ah, ecco, quello è giusto. È giusto, sì, è giusto. Grazie. La frutta, è bene mangiarla prima, dopo, quando? In qualsiasi momento della giornata. Anche dopo il pasto. Se non abbiamo problemi di digestione, la possiamo mangiare anche prima. Perché adesso si tende a dire che dopo il pasto no, la frutta. Allora, dopo il pasto la frutta ci aiuta, prendiamo ad esempio un'arancia ricca di vitamina C, ci aiuta magari ad assorbire il ferro che era contenuto all'interno del pasto, ma se non abbiamo problemi digestivi, se non soffriamo di reflusso, insomma se non ci sono particolari condizioni, la frutta la possiamo mangiare prima, dopo, durante. Quindi anche i bambini, lo stesso. Esatto, la stessa cosa anche per i bambini. Invece riguardo ai dolci, sì. Per esempio la cioccolata o quella provanza, no? Sì. Quella si può mangiare? Quella si può mangiare perché comunque sia sono grassi buoni e non è ricca di zucchero, anzi è formata per il 90%, proprio il 90% di pasta di sì, da 60 in poi va bene. Il cioccolato fondente, il cioccolato è meglio mangiarlo. Ma un quadratino al giorno, perché comunque c'è il cuore fondente. Un quadratino sono circa 10 grammi. Sì. Spesso me lo chiedono anche chi magari ha necessità di dolce dopo il pasto la sera, quindi un quadratino non lo so. Il caffè sui 2-3 caffè al giorno è l'ideale. Diciamo che non dobbiamo mai superare i 5. Il vino. Nella dieta mediterranea il vino è contemplato come un bicchiere a pasto per gli uomini, quindi come definito con unità alcolica, siamo a 2 unità alcoliche per gli uomini e 1 unità alcolica per le donne, quindi un bicchiere, in particolare quello rosso perché è ricco comunque di polifenoli, resveratrolo e tutti i composti che comunque hanno anche un effetto protettivo per il cuore. Quindi sì. E lo zucchero si deve mangiare? Chi non mangia zucchero non va bene lo stesso. Sì, perché perché dice un po' di zucchero serve, ma diciamo che già contenuto, che già ci sono alcune quantità, se lo mettiamo nel caffè, perché una piccola percentuale di zucchero all'interno della dieta concessa per ogni giorno ce l'abbiamo. E ovvio che non dobbiamo esagerare, certo che se prendiamo un caffè con 3 cucchiaini di zucchero e lo ripetiamo più volte durante la giornata, quello non fa. Mano non fa male. Formaggi, come dicevamo prima, massimo due volte a settimana, se sono formaggi freschi abbiamo una porzione insomma di 100 grammi, se invece siamo sui formaggi stagionati tipo parmigiano, siamo sui 50 grammi, comunque sì, tutti gli alimenti vanno contemplati una o due volte a settimana. È preferibile, sempre da preferire quelli freschi, ovviamente perché hanno un contenuto di grassi superiore, però esempio il parmigiano reggiano è molto ricco di calcio, quindi soprattutto per le donne in menopausa, per i bambini che sono in crescita, poi è naturalmente ricco di lattosio, quindi una porzione va bene. Per esempio la frittura, che ogni tanto va fatta. Esatto, la frittura poi va fatta bene. Quindi si deve friggere in abbondante olio alla temperatura giusta e la frittura fa bene, quindi io direi anche 2 volte al mese, ogni 15 giorni una frittura fatta bene ci sta. Che poi se è fritto bene, è asciugato bene, è molto asciutto. Sì, e chi ha la friggitrice ad aria? La friggitrice ad aria va benissimo, assolutamente sì, perché comunque riduce il consumo di olio. Diciamo che è un metodo simile al forno, alla cottura al forno. Ad altissima temperatura. Olio di semi o di oliva? Allora, scegliamo un olio che abbia un punto di fumo più alto. Allora, l'olio migliore per eccellenza sarebbe l'olio di oliva, però è ovvio che se noi andiamo a fare una frittura con l'olio d'oliva,
poi diventa molto pesante. Il sapore non è propriamente buono, cioè bello intenso. Quindi io direi di scegliere magari un olio di arachide che ha un punto di fumo alto quanto l'olio d'oliva e che comunque ci consente di friggere ad alte temperature, ma anche un olio di girasole, cioè, comunque scegliamo un olio che sia monoseme, non oli misti, che non è che ci troviamo e viene utilizzato anche per friggere la cotoletta alla milanese, perché non schizza, ok?
Bene, quindi magari scegliamo un burro di qualità, un burro di montagna, lo mettiamo sulle vette biscottate insieme a un cucchiaio di marmellata, abbiamo la nostra colazione. Io ho la ricetta per la pasta frolla, ora vi faccio un esempio preciso. E ci sono 150 grammi di burro. Mm-hmm. Se io sostituisco questi 150 grammi di burro con 150 grammi di olio, non devi essere la pasta frolla. Sì, il risultato è tranquillo. L'olio come grassi. Diventa più calorica. Perché con l'olio. Con l'olio. Io penso che la sarà bella, quindi non lo faccio più. Comunque, grazie.